Erano state una festa le aperture straordinarie ad ottobre del Forte Spagnolo per poter ammirare il mammut, lasciando comunque tante persone senza visita a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Il Mundo, così come aveva promesso, ha deciso di organizzare un'altra serie di visite in un periodo spalmato dal 5 marzo all'8 maggio, che sono state presentate al Castello Cinquecentesco. Un'occasione importante che gli aquilani non vogliono perdere, soprattutto i bambini, che a causa del sisma e alla conseguente chiusura del castello, quello straordinario reperto che racconta la storia, non hanno potuto mai vederlo. È importante però anche perché finalmente si riapre il castello, una sua parte ovviamente alla città. Il Mundo ha annunciato diverse date, le visite si potranno effettuare tutti i sabati e le domeniche, allargando molto il campo delle possibilità per gli utenti. Poi lunedì di Pasquetta, il 25 aprile e il 1 maggio, le visite si potranno effettuare dalle 10 alle 17 ogni mezz'ora, prenotandosi in maniera obbligatoria sul sito museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it. Intanto, nella sala del castello che ospita il mammut, c'è una bellissima illustrazione scala reale di un illustratore di fama mondiale, Clarisse, commissionata dal Mundo, che è già presente nei musei più importanti. Nell'allestimento anche i reperti di un mammut femmina e tanti pannelli illustrativi. Il mammut del castello è il nome scelto per l'allestimento. Ci saranno biglietti a prezzi popolari, 4 euro intero e 2 ridotto. Per i ragazzi sotto i 18 anni sarà gratuito. Con lo stesso biglietto ci sarà una possibilità in più, quella di poter visitare il Mundo. Ovviamente l'attenzione è puntata anche sulla riapertura completa del Forte Spagnolo. Il mammut è veramente il re, Sua Maestà il re del castello. Abbiamo voluto intitolare la mostra Il mammut del castello proprio per sottolineare il legame tra lui e il nostro castello. La novità qui non è tanto lui perché lo abbiamo già visto, lo conosciamo, la novità è il fatto che noi riapriamo fino a maggio il castello finalmente al pubblico, facciamo in modo che le persone possano entrare, possano godere del castello che ricordiamo è ancora un cantiere. Per una restituzione appunto del castello che è fondamentale, insomma, come museo, quali saranno i tempi? Se ne è parlato tanto, insomma, è un argomento, che tante volte anche chi l'ha preceduta ha affrontato. Beh, è una situazione molto complessa, come puoi immaginare. La consegna del primo lotto, diciamo la consegna, in realtà la chiusura del primo lotto arriverà di qui a poco, immaginiamo pochi mesi, ma poi ci sarà tutto il lavoro di allestimento. Stiamo pensando di realizzare una mostra ponte, prima di poter riallestire quelle sale, e ci sarà un po' di tempo da aspettare, ma stiamo lavorando proprio per fare in modo che i tempi si accorcino.